Che la partita è una partita che si gioca al governo. Credo che, almeno nei miei ricordi, l'Alitalia era un patrimonio di competenza, di efficienza, un capitale umano straordinario che tutti ci invidiavano, e forse proprio per questo qualcuno ha avuto idee strane di spolpare questa azienda. Io credo che purtroppo il candidato sindaco non ha poteri diretti, però se vogliamo rilanciare il turismo di Roma, la sua organizzazione, la sua logistica, probabilmente il più grande patrimonio artistico, culturale, monumentale, non possiamo prescindere dall'avere una compagnia di bandiera all'altezza in termini di consistenza della flotta, di mantenimento di quelle capacità che sono delle eccellenze nel campo della tecnica, nel campo dell'assistenza, nel campo dell'aviazione in genere. Per cui io posso prendere, visto che voi ne avrete sentite tante, probabilmente ne avrete le tasche piene, perché ogni volta che si parla di rilancio si parla di esuberi, che di fatto di per sé è un ossimoro, una contraddizione in termini, per cui voi vivete l'inganno permanente. L'unica cosa che può fare un candidato sindaco, al di là delle chiacchiere, è battere i pugni sul tavolo del governo e pretendere che 7.300 posti di lavoro non vengano stralciati impunemente dall'alta finanza. E io vi capisco, perché da quando mi sono candidato non c'è un giorno che non ricevo attacchi infami da chi governa l'editoria, da chi governa i progetti, da chi decide chi deve essere spolpato, da chi decide chi deve vivere e chi invece deve morire. E per cui cosa hanno fatto di voi? Vi hanno iniziato a dileggiare, siete dei privilegiati, e intanto riducevano i posti di lavoro, intanto riducevano le tratte, intanto vi spolpavano. Bene, perché la stessa cosa la vogliono fare con l'ATAC. L'ATAC rimarrà totalmente pubblica, come deve rimanere pubblica l'Italia, ma deve ritornare ad essere la grande compagnia di bandiera che era. Io quello che potrò fare è andare al governo e pensare, non dire sciocchezze, e la prima cosa che si può fare è battere i pugni al governo e pretendere una grande compagnia di bandiera, un rilancio vero del turismo, che non può prescindere da uno strumento tecnico fondamentale che ne è l'essenza, perché è quello che porta la gente da tutto il mondo a vedere il più grande patrimonio dell'umanità. Grazie, tanta solidarietà!